Questo programma è offerto da Volkswagen Zentrum Bari, supermercati Doc e Famila, Forte Classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole. Vai radio in TV pure sopra Facebook, il ciardatano. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte innanzitutto e poi a tutti, prima le femmine e poi i maschietti. Grazie per essere qui con noi anche oggi. Oggi parleremo... Ciao Silvia, buongiorno. Ciao Renato, buongiorno. Ciao Paolo, ciao Federico. Oggi al ciardatano si parlerà di... Oggi parleremo di un'icona della musica anni 70, che è nato proprio negli anni 70 come epoca, quindi come periodo, e parleremo del grandissimo Pino Daniele. E lo faremo con un amico che è più che amico, è un fratello. La voce per antonomasia della Puglia, ovvero Savio Vurchio. Il grandissimo Savio Vurchio. Come stai, Savio? Bene, bene. Metti la cuffia come faceva Mike Buongiorno. Bene. Tutto a posto? Sì, sì. Da dove vieni? Vieni un po' più qua, perché sennò gli amici non ti ascoltano. Sono partito da Andrea alle 9, alle 10. Sì, sì. Da Andrea alle 9. Partito da Andrea alle 9, alle 10 qualcosa, avevo un appuntamento a Palo del Colle. Vabbè, mo vai, visto tutto fatto. Palo del Colle. Vabbè, vieni da Andrea, Bari, sì. Perché tu sei di Andrea, vivi ad Andrea. Senti Savio, vabbè, innanzitutto prima di iniziare con Savio, vi ricordo il numero telefonico al quale chiamare per così comunicarci qualcosa su Pino Daniele, allo 080 501 46 68, oppure mandarci qualche messaggio vocale su WhatsApp al numero 370 301 5353. Savio, com'è nata la tua passione per Pino Daniele? Grazie a mia madre e mio padre, che... quando ci portavano al mare da piccoli, sì, in questa Panda comprata nuova, cioè le prime Panda, ci portavano al mare, c'era impianto stereo e c'avevamo questa cassetta nero a metà che girava di continuo. Andavamo, tornavamo dal mare, cioè era sempre quella cassetta. Si è consumata, sì, poi negli anni, no? Sì. Il mio amore è iniziato da nella metà, poi ovviamente sono andato indietro, ho scoperto il disco Terra Mia, o il secondo omonimo che si chiama Pino Daniele. Insomma, quali sono i brani secondo te da lui incisi che hanno segnato la tua vita? La mia vita? Dirò dei nomi che probabilmente a molti non... No, ma non ce ne frega, sì. Basketto li dica a me. Allora, un pezzo che mi piace sempre, mi emoziona ogni volta, si chiama Che ore sono? Un'altra è Mal di te, oppure dei dischi vecchi, dei primi dischi, beh, lì ce ne sono parecchi, devo dire la verità. Oppure il disco Musicante. Nel disco Musicante ci sono molti pezzi che a me piacciono, tipo Disperazione, Lazzari e Felici. E qual è stato, secondo te, l'album che lo descrive e lo rappresenta meglio? Beh, per le varie influenze che si possono ascoltare, diciamo Vaimò. Però anche gli altri precedenti. E invece gli ultimi album che lui ha inciso, come sono, secondo te? Allora, tantissimi anni fa avrei detto che forse si stava commercializzando, sì. Però poi, insomma, oggi posso dire, avendo capito un po' di più come era, lui era molto curioso, non si sentiva assolutamente un cantante, ma un musicista. Infatti lui canta da musicista, non da cantante. È vero. Quindi lui ha sempre sperimentato, aveva questo amore per i paesi arabi, per il Brasile, quindi si sentono queste cose qui. Anche perché c'è da dire che lui è stato il primo in assoluto a mescolare, certo, queste lingue. Vabbè, uè. Sì.
sì, Natazzurri e le Caffè. In che album sta questo disco? Terra questo mia. Brano? Questo è il pezzo che lo ha lanciato praticamente, perché Arbore all'epoca mise questa canzone in radio. Che è molto Arbore comunque, cioè se la senti qui. Mise questa canzone in TV e in radio. Di lì è partito. Ma possiamo sentire una, certo, la stessa versione però fatta da voi? Questa qui? La, sì, questa canzone, non la, la vostra versione, sì. Ah, okay. La versione di Savio. Io c'ho casualmente il testo qua. Ce l'hai? Perché non la faccio mai, perché... Sulle le caffè e mai niente ci fanno sapere. Eh sì, devi sentire, sai. C'è puzza a me, fanno, fanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffa nei caffè. Tazzule le caffè, ca sigarette in coppa per non vedere. Ci stanno chi ne sbaglia, fanno solo un bruglio. Saliscono, si votano, si pigliano un caffè. E noi passiamo un guai, ma non potremmo sopportare. E che si invece dà la mano, saliscono, si votano, si mangiano la città. E noi passiamo un guai, non ci potremmo sopportare. Se invece da una mano se lisce non si volta non si mangia la città. Yeah, grandissimo. No, d'ora in poi la farò sempre. Che emozione. D'ora in poi la farò sempre. Grandissimo. Vabbè, Savio, diciamo che può cantare l'elenco telefonico. È, cioè, vero, sei bravissimo. Grazie. Ma, sì. Domanda. Anche Cocciant. Di, domanda. quindi, gli esordi di Pino Daniele negli anni 70. Allora, gli esordi, pare che lui, no, pare così, lui aveva, aveva formato un gruppo, lui, Rosario Germano, Enzo Avitabile, James Enese. No, James Enese non c'era ancora. Perché James Enese faceva parte dei, degli Showman. Degli Showman, dove il cantante Buonanima cantava un'ora sola ti vorrei, che poi ha fatto un cantante bravissimo, straordinario, grande, napoletano. Sì, sì, sì. Però napoletano, ma era come Senese, figlio della guerra. Ah. Perché lui era indiano. Ah, non lo sapevo. Di origine indiana. Cioè, cioè. Cioè, gli americani arrivarono, liberarono, però poi fecero un po' di razzie. Quindi c'era, vabbè, c'era Zurzulo. Zurzulo. Al contrabbasso. Contrabbasso. Tullio De Piscopo. E il gruppo si chiamava, non ancora, il gruppo si chiamava Betracomomachia. Ah. E si divertivano a fare pezzi di Pino, a sperimentare, cover, rock, così è iniziato. Poi ha saputo degli Showman e un giorno si è presentato a casa di James Enese e dicendo: io suono la chitarra, voglio suonare con voi. E lui dice: ma noi ce l'abbiamo i chitarristi. Noi non abbiamo un bassista al momento. Dice, vabbè, suono il basso. Suono il basso. Ha comprato un basso molto scadente. Ha suonato. Senti, com'è cantare i brani di Pino? Allora, a me viene abbastanza naturale perché l'ho sempre ascoltato. Però mi rendo conto che non è facilissimo, perché per cantare Pino Daniele devi amare la canzone napoletana, quindi quella cosa devi averla. Devi amare la musica brasiliana, devi amare il blues, soul, rock, tutto. Sì, sì. In ogni pezzo di Pino Daniele c'è tutto questo. Anche il funky. Anche il funky. Anche il funky. Quindi devi amare questo, perché Pino è un insieme di tutto questo. Se non ce l'hai, non... C'è una telefonata, pronto? Ciao Renato, sono Angela. Ma questa è mia madre. Allora, tesoro, come stai? La stalker. A te, a Silvia, Savia, a tutti. Conosci? Ciao Angela. Ciao Silvia. Che piacere. Voglio complimentarmi con voi. Non l'ho fatto prima perché
ero un po' impegnata, ecco. Grazie cara. Ma oggi mi è piaciuto, mi sta piacendo tanto. Certo, sei stato tuo figlio. No, vabbè, che c'entra il figlio? No. Savio, non dire niente figlio. Savio ci ha detto che lui, grazie a voi, ha imparato a conoscere Pino Daniele. Perché facevate i viaggi in macchina con questa cassetta. Che... con una Panda che andavamo sempre avanti e dietro, certo. Ma la Panda sta ancora? Ce l'hai ancora la Panda? No, 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 la Panda no. Ha fatto la brutta fine. Ho capito. Senti Angela, comunque, Renato, dimmi, è un brano che ti ricorda piacevolmente di Pino, qual è? Sì, a me piace tanto anche Anna Verrà. Vabbè, dedicato alla Magnani. È una poesia, insomma, ecco. Ha detto. E poi ce ne sono tante, perché inutile, non c'è scelta, perché sono tutte belle. È vero. E sono tutte splendide come testi, come musica, come tutto. Napulè e vabbè, tutta la storia, certo, della musica sua. Certo, è una storia. Grazie Angela per averci chiamato. Grazie a voi, un bacio a tutti, mi raccomando. Soprattutto ai più bisognosi. Un abbraccio, Angela, grazie. Grazie. A tal proposito, Napulè, io so che l'ha scritta a 18 anni, sì, sì, giusto? Sì. Un accenno? Sì, trovate? Certo. Allora, non la so. Io però una cosa voglio dire, perché spesso si parla di grandi cantautori, vabbè, ovvio, De André, numero uno, Fossati, De Gregori, però spesso si trascura il fatto che lui ha scritto dei testi veramente belli. Concordo. E quindi, vabbè, solo questo. Proviamo, facciamo un... Ci sei? 3, 4. La vuole mille colore, la vuole mille paure, la vuole a voce de creatura che sai piano piano e tu sai che non si suona. La vuole un solo amare, la vuole a torre mare, la vuole una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta sorte. I brividi, va bene. Primo perché non l'ho mai suonata, però devo dire che è facile. E nella sua semplicità è nato poi Pino Daniele, secondo me. Un altro brano. Fermate, ci stanno i consigli per acquisti. Questo è Tullo che fa l'imitazione di Maurizio Costanzo, che oggi è partito. Si è a letto. La cosa di Santiago. Sì, quindi è matto. Mamma. Pubblicità. Il ciardatano. Ad interessi zero. I nostri esperti arredatori ti consiglieranno le soluzioni più belle e convenienti per il soggiorno, la zona notte, la cucina e la cameretta dei bambini. Il Chiarelli Center Arredamenti è a Bari, Modugno, strada statale 96. Chiarelli Center, le case belle della vita. Radio Bari. Il ciardatano. Allora, ciao ragazzi, vi ho mandato queste 3 foto di un recente viaggio fatto con Savio in quel di Napoli, dove ovviamente abbiamo trovato un Pino Daniele in cartapesta e dove ovviamente ci siamo fatti dei selfie. Vi sto seguendo e devo dire che siete simpatici tutti e due, dai. Simpatici. Grazie Michele. Michele non ti sbilanciare. Zingaro si chiama. Michele Zingaro, che stava al nostro DJ, matrimonio DJ. Pure. Allora, ricordiamo i numeri. Ma come si fa? Noi ci siamo sposati. Sì. Abbiamo detto a Savio: ehi, Savio, devi venire. No, non posso venire. C'ho 2 matrimoni, ti ricordi? Sì, mi ricordo, peccato. Mamma mia. Vabbè, al prossimo sarà matrimonio. Per il prossimo, sì, infatti. Quando avremo tempo vi racconterò un po' di
Cioè, la mia vita è così. Cioè, molte cose non le ho fatte perché c'avevo il matrimonio. Anche cose importantissime, però vabbè. Allora, ricordiamo i numeri? Ricordiamo i numeri telefonici per intervenire in diretta. Dunque, lo 080 501 46 68, ripeto per quelli inghimmati, 080 501 46 68. Oppure mandarci dei messaggi WhatsApp al numero 370 301 5353. Sabio, tu hai conosciuto Pino Daniele? Allora, quando nel 95 ho fatto Re per una notte, sì. Quando nel 95 ho fatto Re per una notte con Gigi Sabani, lui ha mandato, all'epoca c'erano ancora i fax, a uno degli autori che si chiamava Alberto Tovaglia, dicendomi, facendomi complimenti, di farmi complimenti e di non rubargli il posto. Insomma, alla fine, per come era lui, questo era già tanto, perché non era uno molto, pare che sia, era un orso praticamente, però molto buono, però era un orso, era uno che diceva tipo non faccio i viaggi, a che serve, devo andare, poi devo tornare, sì, sì. Non serve a niente, capito? Cioè, per lui. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Non è pronto. Renato. Ciao, chi sei? Renato, ciao, sono Costanza da Celli e Bari. Ciao Costanza, dici tutto Costanza. Ciao, come stai? Bene, grazie, bene, ringraziando la Madonna, se il tempo... no, io ti seguo a te. Eh sì, a me, va bene. Se volete vi lascio soli. Renato. Cosa? C'è di... Pronto? Come stai, Renato? Bene, bene, grazie, state? Tutto a posto, tutto bene. E tu stai bene, sì? Vuoi fare qualche domanda a Savio su Pino Daniele? Diciamo bene. No. Che domanda ti devo fare? Non lo so, non lo conosco. Pino Daniele, ti piace Pino Daniele, la musica di Pino Daniele? Sì. C'è un brano, sì. C'è un brano che ti ricorda qualcosa? Sì, sì, mi ricordo. Ah, ho capito. Va bene, grazie per averci chiamato. Senti, non hai idea che... Ah. Io sono pazzo. Vedi, guarda, si trova proprio a, come si dice, a Bari, sì. A Piccione. Sì, diciamo che Paolo ha colto il momento. Ha colto l'attimo. Sì, sì, sì. E poi, vabbè, stavo dicendo a parte questo episodio, poi nel 2013, quando lui è mancato, la sua ultima apparizione è stata un 31 dicembre. Sì, lo vidi. Ecco, io praticamente sono stato chiamato per fare il corista in quel programma. C'era Palatresi. Sì. Insomma, siccome dopo aver fatto The Voice, la gente aveva paura a chiamarmi perché pensava che io costavo l'ira di Dio, non stavo lavorando. Avevo avuto da amici di Napoli l'opportunità di imbarcarmi su una nave cargo, diceva Carlo Verdone. Sulle navi da crociera, e quindi ho firmato un contratto di 4 mesi, ho detto vabbè, vado, almeno lavoro. Certo. Mi ero appena sposato e proprio quando avevo firmato ho avuto questa chiamata per fare il capodanno lì, quindi l'avrei conosciuto, quindi di questa cosa. Ovviamente sulle navi da crociera è stata un'esperienza bruttissima. Perché? No, brutta Renato. Perché si ha questa idea romantica delle navi da crociera che tu vai, no? Tutto invece un po' così. No. È un stress. No, perché forse una volta era così, adesso costa tipo 500 euro a settimana. Immagini cosa sale là sopra. Di tutto, di tutto. Quindi, sei stato mai a un concerto di Pino Daniele? Sì, come no. Il primo ci ha accompagnato a me, mio fratello e mio padre. Dove? A Molfetta, c'era Steve Gadd alla batteria. Madonna, il mio batterista. Siamo arrivati. Guarda là chi sta. Oh, Michelangelo Busco. Certo. Steve Gadd alla batteria. Michelangelo Busco. È il direttore artistico del Teatro Forma e anche del Teatro Fusco di sì, Taranto. Ormai, noi siamo stati con la Rimbambend, un teatro splendido, guarda. Sono felice perché lui merita. Sì, e ti ricordi quando facciamo quell'esperienza? Ehi, a dove vai, Michela? Quell'esperienza a Roma. Caspita, mamma, come bellissimo. No. Dove ci rubano tutti gli strumenti. Vabbè, senti,
Quindi Steve Gadd alla batteria. Steve Gadd, Juan che io... Pablo Torres al trombone, Larry Nocella al sax, una band musicisti con due palle quadrate. Senti, io volevo farti cantare un altro brano storico, sempre di Pino, che fa più o meno così. Che poi il testo è bellissimo, perché lui l'ha scritto guardando una prostituta che abitava vicino a casa sua, che tutti i giorni andava a lavorare. Però poi notava che quando tornava dal lavoro aveva un'espressione diversa, perché alla fine il sunto è, alla fine tutti la giudicavano, che poi erano gli stessi che ci andavano, quindi lui racconta in maniera molto, vabbè, scusa. Quando è che ho? 1, 2, 3, 4. It has sent one sheen scale, i corso senza averla, i te vega tutti i giorni, correrenne va fatica, mamma non ride più, è lontana se ne va, tutta vita così, e da sì papà non morì, no, no, e a spiette che chiovano, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnon, ma poi quando chiovano l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnon. Domani. Queste canzoni, grazie per l'applauso. Queste canzoni, finto. Queste canzoni sono così belle che le può cantare chiunque. Tra l'altro, questa è. Ma non è vero, dai. No, non è vero. Questo... Sì, ma perché cioè, comunque fai una bella figura, pure che fai schifo. Cioè, comunque te ne esci. C'è una telefonata, pronto? Renato? Pronto? Chi è? Ciao, sono miss... Michelina da Bitonto. C'è ancora il singhiozzo, Michelina? Mi devi scusare, che il singhiozzo non è che lo faccio apposta. No, un è una cosa nervosa, mi ha spiegato. Ah, una cosa sì. Nervosa, ho capito. E va bene, dici tutto, Michelina. Mi state imitando, dai. Prego, prego. Ah, va bene, figurati. Niente, niente, Renato, una buona giornata. Grazie anche a te, mi raccomando, ciao, singhiozzo, ciao. Bevi l'acqua. È una settimana che chiama. Sì, ma cosa, solo questo? No, così, e chiamano così per salutare. Ah, e bello, sono, bello. Sono educate le persone. Ah, bello, dai. Senti, ci sono molti artisti che hanno provato, anzi hanno tentato sì. di cantare, quindi di interpretare i brani di Pino, ma con scarso successo. Sì, a parte qualche piccolo caso. Che cos'è che non ha funzionato, secondo te? Quello che dicevo all'inizio, cioè, per cantare Pino Daniele c'è soul, c'è il Brasile, c'è il jazz, c'è... quindi se non la napoletanità, quindi se non c'è quello... Non... A me la cosa che inquieta sono gli omaggi falsi. Che poi fanno. Nessuno te li chiede, però loro fanno gli omaggi. E secondo me Pino Daniele, dopo che ha visto l'ultima che hanno fatto, Sara Valdati, e ha detto, ma come ragazzi, perché lui parlava così. C'è una telefonata, chi è? Pronto? 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 Ciao, chi sei? Ciao, sono Mariangela. Ciao Mariangela, da dove chiami? Io chiamo da Corato. Da Corato, Coratina. Sì. Conosci Savio, sì? No, Savio no, conosco molto bene te, perché... ti ho visto in teatro il giorno 12 maggio. Ah, addirittura. Ah, eh sì, siamo stati lì. Sì, ero in teatro. Ma devi conoscere Savio, perché Savio è una delle voci più belle. No, ma a parte mia madre, non so che non mi paga nessuno, però no, va bene. No, Savio
No, non conoscevo te prima di vederti in teatro. No, no. Ti conoscevo di nome, ma non, scherzo, non avevo modo. No, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Quindi comunque, da oggi devi seguire Sapi. Tantissimi complimenti. Grazie. Siete grandi, veramente bravi. Grazie bravi, mille. Mi sono piaciuti. Sono stata l'anno scorso in teatro, ma di solo. Sì. E quest'anno, vabbè, con la tua. Sei tornata con la Rimbam Band. Sì. Grazie. Senti, ho mandato un piccolo tuo video a mio cugino che ti somiglia tantissimo. Ah, sì? Allora. Infatti, adesso ci somigliamo. Grazie. Grazie mille. Ci sentiamo. C'è un messaggio WhatsApp? Sentiamolo. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei dedicare Amore senza fine a Terry Romito. E volevo fare anche complimenti all'ospite, me. Al magico Renato Ciardo. A Savio. Savio Vurchio. Allora, direttamente ragazzi, da Andria, in provincia di Brindisi. Il tempo a disposizione è terminato. Questo Amore senza fine glielo dedichiamo domani. Ma possiamo dire che è uscito il disco di Mimmo Campanaro? Assolutamente. Certo. Amo Mimmo, che è il batterista per antonomasia pugliese. No, gli altri sono musici. Cioè, Mimmo è il batterista. Infatti, il disco che si intitola. Mimmo, perché non hai messo un titolo in italiano? in progress. E dove ci sarà? C'è Savio anche. Che ci canto, sono tanti che ho avuto musicisti. Questa onore, a parte di registrare con Mimmo, c'è Peppe Fortunato alle tastiere e poi c'è Fabrizio Bosso alla tromba. Però il disco è proprio bello perché non è il solito disco dei batteristi. No. Che ti rompi. Sì, capito? No, Mimmo. Compratelo. Ci vediamo domani. Grazie Savio e grazie al grande Pino De. Pure sopra Facebook. Il ciardatano.